come abbiamo fatto per uno specchio concavo, anche per una lente divergente possiamo fare l'esperimento per la verifica della legge dei punti coniugati e per la misura della distanza focale della lente. Procediamo nello stesso identico modo. Prendiamo una lampadina e la posizioniamo a distanze diverse dal centro della lente, cioè dal piano della lente. Il centro della lente è questo punto O. La distanza della lampadina da questo punto O si chiama P. E per ogni posizione della lampadina, cioè per ogni P, andiamo alla ricerca dell'immagine, l'immagine reale, con uno schermo, cioè andiamo a vedere dove si forma a fuoco l'immagine sullo schermo. La posizione dell'immagine la chiamiamo Q, è la distanza tra l'immagine e il centro della lente. Dunque vediamo che P e Q sono definiti esattamente come erano definiti anche per lo specchio. Distanza lampadina, specchio o lente si chiama P, distanza immagine dallo specchio o dalla lente si chiama Q. Inoltre, come nel caso dello specchio, aumentando P diminuisce Q e viceversa. In questo esempio io ho immaginato di diminuire P perché la lampadina, la avviciniamo progressivamente alla lente. Allora aumenta la distanza dell'immagine dalla lente, quindi aumenta Q. In altre parole, avvicinando la lampadina alla lente, l'immagine si allontana. Realizzeremo una tabella, in modo tale che per ogni posizione della lampadina P, registreremo la posizione dell'immagine a fuoco Q. Però dovremo limitarci a posizioni della lampadina maggiori della focale, quindi una lampadina che è sempre più, distante dalla lente più del fuoco. Altrimenti, se la lampadina finisce nel fuoco, l'immagine si forma all'infinito e se la lampadina oltrepassa il fuoco e si avvicina ancora di più alla lente, quindi una distanza P minore della focale, l'immagine non si forma più reale, ma si forma virtuale dalla parte opposta. Dunque noi per avere immagini reali dobbiamo mantenere la lampadina più distante dalla lente rispetto al fuoco, quindi P maggiore della distanza focale. Andiamo quindi a realizzare l'esperimento. Prendendo ad esempio 7 diverse misure di P, 7 diverse posizioni della lampadina in avvicinamento alla lente, da distanze maggiori a distanze minori. Quindi P diminuisce, vediamo che Q aumenta. La situazione dunque è questa descritta nel disegno, la lampadina si avvicina, 1, 2, 3, 4 e l'immagine si allontana, 1, 2, 3, 4. Tra l'altro possiamo notare una cosa che l'immagine si è allontanata molto nell'ultima misura perché si è allontanata fino a 8 metri dalla lente. Noi sappiamo che l'immagine tende all'infinito, a distanza infinita, quando la lampadina si avvicina al fuoco. Quindi un'immagine molto lontana, 8 metri dalla lente, vuol dire una lampadina molto vicina al fuoco, appena più distante dalla lente rispetto alla distanza focale. Questa distanza è 19 cm e mezzo, vuol dire che la focale è leggermente meno di questo valore, cioè siamo a una distanza appena maggiore della focale. Infatti vedremo alla fine che la focale sarà di poco più di 19 cm, quindi qui siamo con la lampadina molto vicina al fuoco. Proseguiamo con l'elaborazione dati e sappiamo che dobbiamo calcolare i reciproci delle posizioni P. Quindi i reciproci di questa colonna, i reciproci di quest'altra colonna, quindi delle posizioni Q della immagine, e poi sappiamo che dobbiamo sommare 1 su P più 1 su Q. E quello che otteniamo è un valore pressappoco costante, e sappiamo anche che questo valore pressappoco costante è il reciproco della focale, è 1 su F. Quindi questa è la legge dei punti coniugati, 1 su P più 1 su Q uguale a reciproco della focale. Quindi se noi rovesciamo questi numeri, facciamo il reciproco di questi numeri, otteniamo la focale. Abbiamo quindi ottenuto 7 diverse misure della focale di questa lente, facciamo la media, 19,1 cm, e la semidifferenza individuando il valore massimo e il valore minimo e poi dividendo la differenza per 2. Otteniamo così una semidifferenza di 0,4 cm, cioè 4 mm. A questo punto possiamo dire che la focale della nostra lente è 19,1 cm con un errore di più o meno 4 mm. È un esperimento abbastanza preciso con un errore del 2% che si ottiene
dividendo l'incertezza per la misura, quindi 4 mm diviso 19,1 cm. Quindi in conclusione con questo esperimento abbiamo verificato la legge dei punti coniugati e misurato la focale della lente con un piccolo margine d'errore.